Milan ha vinto, ma dovrà riflettere molto sul suo secondo tempo. Rete di Maldera molto bella all'inizio, rigore sbagliato da Antonioni o parato da Albertosi, si vedrà raddoppio di Bigon, Leli raccorcia, 2-1 alla fine del primo tempo. Dominio tattico del Milan che nella ripresa, dopo aver segnato ancora con Bigon, è andato in barca. Subisce il gol di Antonioni, infatti lo salvano una traversa di Amenta e le parate strepitose di Albertosi. Un Milan che ha perduto nettamente il raziocinio del primo tempo. Lidl esce vittorioso da Firenze per 3-2, ma forse con qualche preoccupazione. Ma è una squadra che vince fuori casa contro Fiorentina, che è ancora molto valida. Io dico che non bisogna piangere per quello che abbiamo fatto, perché io penso che la partita si poteva anche pareggiare, ma vincendo non abbiamo rubato niente. Io penso questo, che nell'avvenire stiamo ancora più attenti, affrontiamo i cosiddetti grandi adesso, che dà questo incitamento ai ragazzi di voler far vedere che meritiamo di essere primi. Antonioni chiaramente mi sembrava abbastanza nervoso, abbastanza teso, sul calcio di rigore non pensavo che tirasse piano, perché essendo teso secondo me non voleva rischiare, e calciando come calcia lui poteva solo tirarmelo sulla mia sinistra. Un Antonioni piuttosto nervoso al termine della partita, anzi direi più che nervoso anche amareggiato, non tanto per il rigore che non è riuscito a realizzare, quanto per un altro fatto, cioè ha sentito i fischi della folla per la prima volta, vero Giancarlo? Ma diciamo che questa era stata una settimana un po' movimentata e quindi erano anche forse prevedibili questi fischi. Purtroppo anche a peggiorare la situazione è venuto quel rigore sbagliato, e quindi sicuramente quel rigore ha influito anche per questi fischi. Però ci sono stati gli applausi dopo il tuo gol. Beh, diciamo che il pubblico è stato abbastanza buono dopo il gol, perché d'altronde eravamo 3-2 e avevamo la possibilità anche di pareggiare.